Benvenuti a tutti in questo nuovo vlog. Oggi vi porto in zona Oltrera, che sarebbe anche in zona villaggio scolastico. Questa qui sarebbe, come si chiama noi, Piazza Trieste. C'è la polizia, c'è tutta Piazza Trieste. Ci sono tutti i negozi. L'acqua gratis, acqua buona, si vedrà poco. Lì c'era un negozio SGR dove aggiustavano tutto. Dove vi porto io ora? Scusate, raga, ma lo volevo fare prima, ma il punto dove ero io ha cominciato a venire un vento della Madonna. Spero che si sia un po' calmato il vento, eh. Lì di fronte c'era la vecchia banana. Di fronte. Vado attraverso. Sperando come arrocco. In giro c'era la vecchia banana. Questa qui sarebbe sempre zona fuori del Conte, perché qui di qua vicino al Baldini, che sarebbe Baldini Stadio, c'è un altro Baldini che sarebbe sul piazzone. Qui c'è il ponte che si va sotto Scromagnola, ma noi di quello non ce ne frega sulla mia sinistra. Quella a noi non ce ne frega, e noi bisogna andare ancora dritti. Dritti, dritti, dritti e si va. Quello laggiù, se lo vedete, non so se si vede, Baldini. Oggi farò un piccolo tour, diciamo, zona Oltrera. Se riesco vi porto anche alle piscine. Madonna raga, come fa freddo. Vanno tremando un po' di gelata. Sperando che mi arrotino. No, al villaggio scolastico vi ci porto nei prossimi vlog, perché ora come ora non ci si fa ad andare perché l'hanno chiusa. Nei Baldini, dove puoi, perché Pontedera lo conosce, per chi è di Pontedera lo dovrebbe conoscere, perché ci vanno anche tifosi ultras di Pontedera, dove una volta lì al Baldini, una volta i livornesi vennero a fa casino e ribaltarono tutto il bar negli anni 90. Grazie, ci vennero a fa supporto i nostri, grazie i nostri gemellati pisani. Non mi veniva la parola. Non è freddo, raga. Quindi siamo quasi arrivati. Qui c'è anche il sushi Zen, non so se perché di Pontedera dovrebbe conoscere. Io ci sono stato una volta, se non mi sbaglio, e
dall'altra parte c'è il villaggio, dall'altra parte c'è il villaggio scolastico. Ora l'hanno un po' modificato il villaggio scolastico, perché una volta la ZTL non c'era. Anche qui farò una seconda parte, eh. Ora vi porto in zona oltrera. Vicino ci sono anche le piscine comunali. Non so se si vede qualcosa, però. Si vedrà poco. Vabbè, poi ci ripasserò io tranquillo. Prossimamente ci ripasso e niente. Lo so, si vede poco, però. Vabbè, questo qui sarebbe lo stadio di Pontedera, che si vede poco. Comunque, vabbè. Raga, ci si dibecca poi quando arrivo zona oltrera. Allora, siamo quasi arrivati a zona oltrera. Questo qui che vi faccio vedere è il veterinario storico di Pontedera, che tutti i tifosi quando non fanno i biglietti e tutto vengono qui a guardare la partita del Pontedera. Saranno loro dietro, spero. Questo è sempre lo stadio, nel muro dello stadio. Si vedrà poco, eh. Perché è sempre lo stadio di Pontedera. Anche se è buio, lo so, lo devo fare prima, ma prima c'era troppo, diciamo, c'era un po' troppo casino. Queste zone via mi ci può buttare, perché qui c'è sempre casino, c'è gentaccia, quindi anche qui c'è un po' di gentaccia. Questa sarebbe. So che si vede al buio, si vede poco, però sarebbe la piscina comunale di Pontedera, che la stanno rifacendo, manutenzione stanno facendo. Lì qui ci dovrebbero costruire delle case. Oh, dove sentite un po' di casino, confusione, ragazzi, è la mitica Oltrera, che una volta era convenzionata con la Roma, a essere Roma. Solo che ora. Ah no, non c'è più questo affiliazione, ora l'hanno fatto con il Pontedera, l'Oltrera. Questa è la mitica. Perché da noi c'è da dire che c'è stato un grandissimo pugile, Mazzinghi, che è morto un po' di anni fa. Il mitico Mazzinghi. Questa è dedicata ad Alessandro Mazzinghi. Non so se si veda qualcosa. E questa è la statua dei Mazzinghi. E quella lì che vedete davanti a me, questa è la piscina comunale. Quella che vedete davanti a me è la mitica Oltrera.
Vi ho fatto questo piccolo tour per farvi vedere un po' anche questa zona qui, chiamata Oltrera. Il video di oggi finisce qui, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate commenti, mettete un bel like, se avete qualche suggerimento per qualche video ben venga, anche qualche challenge va bene, alla prossima.